Parliamo di un problema che può essere interessante, che è quello della messa a punto. Specialmente nell'arco nudo, allora, innanzitutto, quando l'imprecisione dell'arciere è superiore all'imprecisione del materiale, l'imprecisione del materiale è influente. Detto questo, alla fine sembra che sia un'alchimia, no? Fa specialmente fare una messa a punto dell'arco nudo, perché alle volte, le abbiamo detto ieri, i risultati potrebbero essere discordanti, uno non ci potrebbe più cambiare niente. In effetti non è così. Anche se la messa a punto è molto simile a quella dell'arco olimpico, bisogna tener conto di alcune diversità che ha l'arco nudo, e cioè che non ha bilanciamenti, tanto per cominciare. E questo implica che la tecnica dell'arciere deve essere un tantino superiore a quella normalmente utilizzata dall'arco nudo. Quindi abbiamo detto che per avere la capacità di una buona messa a punto è indispensabile che la tecnica dell'arciere sia superiore a un neofita che comincia. Quindi un neofita che comincia a fare una messa a punto e lascia più o meno il tempo che trova. In ogni caso, si è consolidata nel tempo una strategia di messa a punto, cioè una serie di attività da svolgere una dietro l'altra, e non una prima, una dopo, nelle quali, dopo aver creato questa scaletta, quindi aver fatto tutte queste attività una dietro l'altra, si raggiunge una buona messa a punto. Che qual è la messa a punto? La messa a punto è sistema arco freccia con arciere. Quindi non è che la messa a punto me lo può fare il negoziante, no? La messa a punto la deve mettere in grado l'arciere e il materiale di combinarsi insieme. Abbiamo visto ieri, no, quanto è importante lo spine dinamico della freccia. Lo spine dinamico della freccia è l'arciere che lo scombina. Quindi può essere molto differente da quello che è lo spine statico, no? Se io compro una freccia esclusivamente dalla tabella, non è detto che sia poi la freccia adatta al mio tiro. Ecco perché, specialmente nell'arco nudo, quando si fa una messa a punto, bisognerebbe avere a disposizione da tabella uno spine superiore o uno spine inferiore per fare le opportune prove, perché è indispensabile, specialmente nell'arco nudo, avere la freccia adatta alla tecnica dell'arciere e alla sua attrezzatura. Quindi questo è assolutamente indispensabile, ok? Quindi è indispensabile che io mi concentro sulla scelta della freccia, è la cosa più importante. E se devo comprare una freccia nuova, è bene che mi faccia prestare frecce dagli amici e provi a vedere come funzionano quegli amici, tanto per cominciare. Comunque abbiamo bisogno di una scaletta, no? Allora, intanto ci sono delle operazioni preliminari da fare, che sono quelle che abbiamo già visto, no? Che sono quelle di iniziare col settaggio standard dell'arco, che è la corda, la centratura dei flettenti, il tiller, il bresei, la scelta del rest, il punto d'incocco, il center shot e la durezza della molla. Allora, intanto tutte queste attività le possiamo iniziare da una partenza standard, no? Quindi possiamo partire con la durezza della molla media a metà, cominciare con un punto di incocco 1 o 2 ottavi, un press, quello del costruttore, che sono quelli che sapete benissimo, no? Per i 66 pollici intorno a 8,25, per i 68 pollici intorno a 8 pollici e mezzo, 70 pollici oltre 9 e un quarto,
fino addirittura possiamo arrivare anche a 10. Center shot, ovviamente per arcieri destri la punta della freccia leggermente a sinistra, no? Leggermente a sinistra quanto? Sempre tenendo conto che se abbiamo la freccia un pochino più lunga dobbiamo tenerci un pochino più qua, perché effettivamente potrebbe mettere in discussione il nostro center shot. Quindi tutte queste operazioni preliminari sono le forme che possiamo fare tranquillamente in modo standard. Dopodiché abbiamo controllato anche la centratura di flettenti, diciamo che poi alla fine la centratura di flettenti non è che sia così straordinaria, no? Perché anche se non sono perfettamente centrati si comporteranno sempre nella stessa maniera, quindi però se riusciamo a centrarli tanto di guadagnare è no, perché la centratura di flettenti ci permette di avere un center shot reale, perché se non abbiamo i flettenti centrati non riusciamo ad avere un center shot reale, quindi dobbiamo ancora andare per tentativi sulla messa a punto del center shot. Quindi è bene avere i flettenti centrati. Abbiamo visto ieri flettenti che possono essere centrati in questo modo, centrati in questo modo e centrati in questo modo qua. Quindi tutte queste attività vengono fatte quando in modo preliminare. Quindi assolutamente bisogna essere pignoli in modo preliminare di avere tutte queste azioni per quanto riguarda e il tiller a zero, possiamo tranquillamente partire col tiller a zero. Sì, abbiamo detto possiamo partire senza andarci a cercare rogne pesando il bottone. Normalmente tutti i bottoni hanno tre molle, una molla morbida, una molla media e una molla dura. Partiamo con la molla media a metà del bottone, quindi non cerchiamoci rogne. Poi tranquillamente poi metteremo poi a posto il bottone dopo con le fasi successive. La scelta della corda, anche questa l'abbiamo vista, tra i 16 e i 20 fili, dipende dal libraggio che abbiamo, anche se io sui 35-37 libri, che sono quelli che poi alla fine gli archi nudi più o meno hanno tutti, direi di stare sui 18 fili che non sui 16 fili. I 16 fili le lasciamo alle ragazze, quando anche le ragazze hanno normalmente 30-32 libri. Non andrei sotto questo numero di fili, perché la corda nell'arco nudo ha bisogno di un pochino più di massa che non nell'arco olimpico. Cioè, nell'arco olimpico possiamo anche scendere di qualche filo, per privilegiare in qualche modo forse la velocità, anche se non è del tutto vero. Quindi io 18 fili sono 20 libri quando è bene. 18 fili con 20 libre. Vabbè, poi alla fine non è che influisca tantissimo il numero di fili della corda, certo è una corda un pochino più lenta, però anche lì bisognerebbe fare qualche prova, no? Come uno si trova meglio, come si ripercuote la corda sull'utilizzo dei flettenti, che non facciano troppo rumore. Già solo col rumore già si stabilisce se la corda ha un suo significato positivo sulla messa a punto dell'arco. Abbiamo parlato ieri, se non vi ricordate, abbiamo visto che è meglio privilegiare filati non troppo rigidi per l'utilizzo con l'arco nudo. Ok? Dopodiché il preset, abbiamo visto quanto deve essere, se non lo sapete, sapete che ci sono delle scalanature in cima ai flettenti, vicino ai tips, le lasciate scoperte, che almeno siano scoperte. Possiamo essere non troppo pignoli sull'arco nudo, non c'è tutti questi significati, no? Perché poi alla fine non dobbiamo esagerare o troppo poco o troppo, ma abbiamo un margine di manovra notevole per quanto riguarda il brace. Possiamo avere pollice anche
per vedere qual è il migliore. Poi vediamo col brace come regolarci, lo vediamo dopo. Sulla centratura riflettenti abbiamo già visto tutto ieri. La scelta del rest, ecco, la scelta del rest, riparliamone velocemente. Allora, la scelta del rest è anche importante perché abbiamo visto che nell'arco nudo c'è una componente anche sul piano verticale, quindi c'è una spinta anche sul piano verticale. Il rest Spigarelli è un buon compromesso per tutte le fasi, non è la condizione, non può anche non essere il migliore. Però a mio parere è meglio privilegiare per l'arco nudo un rest non troppo rigido, non troppo rigido. Quindi chi mette Shibuya, chi mette deve normalmente non scende troppo di string, perché scendendo troppo di string se sono troppo rigidi, ahimè, ci potrebbe essere dei salti. Perché Massimo non c'è ammortizzazione. Certamente. Massimo Spigarelli, quando sono andata a prendere il rest, mi ha fatto mettere Spigarelli e io ho preso Shibuya. Cioè, Shibuya con l'arco nudo te l'ho più un altro giorno. Cioè, infatti, perché sono molto corti e sono fatti per l'arco olimpico, dove nell'arco olimpico non c'è questa componente verticale, è molto limitata. Invece nell'arco nudo abbiamo visto ieri, no, che prendendo uno string molto basso, chiudendo l'angolo, questa ha uno schiacciamento verso il rest. Quindi il rest deve, esattamente come il bottone, deve ammortizzare questa componente. Quindi è meglio non utilizzare rest troppo rigidi. È vero che il rest non deve essere troppo lungo e accostato. Cioè, se una persona usa un fregio sottile, ci conviene tagliarlo e lasciarlo sempre con un certo angolo. Allora, io questa situazione l'ho straverificata, non dà nessun fastidio. Addirittura io ci ho fatto un uncino, perché ormai i rest sono talmente sensibili che non danno interferenza. Cioè, abbiamo un rest rigido che non è magnetico, vedi che si spostano con un soffio d'aria, quindi veramente l'interferenza che possono dare è veramente minima. E l'arco nudo è al contrario, ripeto, non possiamo usare le stesse idee dell'arco olimpico, perché l'arco olimpico è a 70 metri, cioè una minima interferenza può fargli fare un 7. Questo non va bene. Nell'arco nudo tutto questo, dobbiamo tirare tre frecce a 50 metri, che tutto sommato devono andare, devo avere una rosata non esagerata, e quindi possiamo permetterci di non essere pignolissimi su tutto. Quindi il resto, un rest magnetico che si toglie di mezzo se viene toccato dalla letta per sbaglio, non dà grandissima interferenza. Dov'è che dà interferenza? Se tocca il riser, se la cocca tocca il riser, se la cocca tocca il bottone, il puntino del bottone, quello è rigidissimo. È logico che lì c'è interferenza, può esserci interferenza. Ma se noi abbiamo fatto una scelta consapevole e mirata della freccia, abbiamo visto che la freccia passa a un centimetro dal rest e quindi non ha il giro intorno per effetto del paradosso dell'arciere, ed è impossibile che possa avere interferenze. Quindi se ci sono interferenze e dobbiamo intervenire o sulla nostra tecnica, che non abbiamo un buon rilascio, migliorare la nostra tecnica o scegliere una freccia che sia compatibile con quello che stiamo facendo. Allora, dopo aver fatto tutte queste attività preliminari e montato un rest adeguato, che per il momento può essere lo ZT per esempio, o comunque un rest che non sia troppo rigido,
quelli per olimpico, ci sono anche dei rest che non si trovano, ciao, che non si trovano più molto, che sono quello come quelle che uso io. Io uso un rest giapponese che andavano molto di moda un po' di tempo fa, che sono di difficile reperibilità, che sono i rest Are. Chi riuscisse a trovarlo è un ottimo rest, perché permette con una piccola brugolina di sostituire solamente la stina. Quindi c'è questo, sappiate che esiste questo tipo di rest che non ha la stina incorporata magnetica come normalmente hanno tutti i rest, ma ha un filo di acciaio armonico che può essere acquistato un euro al metro in ferramenta e poi tagliato a seconda delle nostre necessità. Perché cosa ci permette di fare questo? Qual è l'idea? Che ci permette di accorciare o allungare a piacimento la stina in modo tale da variarne la flessibilità ed essere pignoli su questo, no? Perché quando è che si fa questo? Si fa questa attività pignola quando noi siamo bravi e vogliamo proprio andare a spaccare il cappello in due, quando vogliamo essere ultra precisi nelle distanze vicine, perché abbiamo visto ieri quanto sia importante fare i nostri migliori punteggi nell'altre fida alle distanze corte, quanto sia importante fare la X. Vedremo che, vedremo anche dopo, l'attività da svolgere per avere questa sensibilità alle distanze corte nella messa a punto, ma una delle componenti importanti è quella di valutare la giusta flessibilità, sappiatelo. La giusta flessibilità può aiutarvi a essere più precisi alle distanze corte. Alle volte abbiamo uno strappo da vicino strano, aumentando o diminuendo la flessibilità del rest riusciamo a migliorare il nostro strappo a 3 metri e quindi ad avere una rosata migliore alle distanze corte da 5 a 10 metri, dove effettivamente dobbiamo fare il 18. Okay? Abbiamo visto anche ieri quanto fa variare sulla patelletta lo string la flessibilità del rest, no? Se il rest è più flessibile alle distanze corte saranno più larghi gli spazi di 5 metri in 5 metri, se il rest è più rigido saranno molto più ravvicinati e questo è un male. Comunque vi lascio gli appunti qui, anzi li ho già dati a qualcuno che... Il compito regionale di mettere in condizione. Allora, abbiamo fatto tutte questa situazione preliminare. Ora iniziamo la vera e propria messa a punto. Intanto abbiamo visto che la scelta della freccia deve essere tale che con lo string dei 50 metri, quindi sotto cocca, dobbiamo arrivare, perché sapete che più saliamo e più abbiamo la freccia si allunga, più scendiamo e più freccia accorcia. Quindi non abbiamo lo stesso allungo ad ogni distanza, e già questo scombina un pochettino la messa a punto, no? Perché se è vero come è vero in tutti gli altri tipi di archi il libraggio è uguale per ogni distanza, nell'arco lungo non è così, perché quando tiriamo a 50 metri, se il nostro arco a 28 pollici è 36 libre, a 28 pollici siamo a 50 metri, ma quando tiriamo a 5 metri il nostro arco non è più
36 libbre, ma è 30, 35, 34, no? Perché dipende. Sicuramente prendendo tanto così più in basso dal punto di incocco abbiamo almeno una libra in meno e questo potrebbe influire sulla messa a punto. Quindi è tutto, sappiate che è comunque tutto un compromesso. Ecco perché è bene fare una messa a punto intorno ai 18 metri, perché è poi lì che dobbiamo avere una rosata stretta e fare il punto. Comunque, scelta la freccia opportunamente, a seconda del nostro modo di tirare, non dobbiamo fare altro che porci a 18 metri e tirare almeno tre frecce impennate e tre frecce spennate. Perché tre frecce spennate? Perché noi dobbiamo valutare le rosate, non dobbiamo valutare l'impatto. Quindi cominciamo a tirare a 18 metri e vediamo di, spostando il bottone, di centrare verticalmente, fare la rosata al centro, ok? Dopodiché tiriamo almeno tre frecce spennate e vediamo la rosata delle frecce spennate dove si pone. Allora, se siamo fortunati, le frecce sono andate insieme a 18 metri e questo è possibile, ma non sempre funziona così, quindi dobbiamo vedere le rosate dove sono finite. Le rosate dove sono finite? Sono finite in alto a sinistra. Ok? In alto a sinistra. In alto a sinistra è la condizione peggiore che uno può capitare, perché le frecce forse sono un pochino più rigide e il punto d'incocco è un pochettino più... ed alzare, quindi se le spennate sono in alto, il punto d'incocco io lo devo alzare. Quindi cominciamo ad alzare il punto d'incocco senza toccare nient'altro. La prima cosa da fare è posizionare il punto d'incocco. Non dobbiamo andarci a cominciare a toccare tutto, cominciamo a settare il punto d'incocco. Quindi una volta settato il punto d'incocco, rosata delle impennate e rosata delle spennate dovranno essere sullo stesso piano, ok? E questo ci arriviamo. Come facciamo? Normalmente io consiglio sempre, quando si fa la messa a punto, di non fare un punto d'incocco. Io consiglio di utilizzare o carta da carrozziere o nastro da elettricista, magari tagliato a metà, perché lo possiamo fare scorrere anche di poco con facilità e rimane fermo. E siccome il punto d'incocco nell'arco nudo è 2000 prove, bisogna fare alle volte, è bene che stia fermo ma possa essere scorrevole e quindi possa essere semplice da fare, anche perché bisogna essere poi sicuri di questo punto d'incocco. Non è che tiriamo tre frecce, una spennata, il punto d'incocco è a posto. No, dobbiamo essere sicuri, perché dobbiamo partire da una nostra sicurezza. La nostra tecnica è buona e quindi dobbiamo essere sicuri che almeno il punto di incocco è quello. Okay? Dopodiché le nostre frecce o sono a destra o sono a sinistra. Sono a sinistra vuol dire che sono leggermente rigide. Okay? Sono leggermente rigide, non è una, è la condizione peggiore, perché se fossero... Cioè è una condizione migliore che leggermente morbide, no? Perché se fossero leggermente morbide, porca miseria, bisognerebbe diminuire la potenza dell'arco. Sappiate che la cosa che influisce di più di tutto sul nostro spine dinamico è la potenza dell'arco. Quindi prima di tutto dobbiamo provare a togliere o meno una libra, no? Se abbiamo le frecce rigide dobbiamo mettere una libra in più. E che? Forse non basta troppo, no? Invece magari una libra in meno a qualcuno potrebbe dare fastidio, perché già malapena arrivavo a 50 metri e togliendo ancora una libra non mi sarei più tanto. Quindi normalmente agendo sui vitoni
variazione della geometria, sappiate comunque, e lo sapete di sicuro, che le precariche riflettenti non sono state inventate per aumentare i numeri di braggi. No. I vittori riflettenti sono stati inventati per variare leggermente il tiller quando dobbiamo variarlo. In effetti non dovremmo neanche mai variarlo. Quegli angoli geometrici sono stati studiati da Earl Hoyt a tempi immemorabili, ma per un motivo ben preciso, perché quegli angoli geometrici sono i migliori per l'utilizzo dei propri riflettenti. Andarli a cambiare di tanto in più, di tanto in meno, variamo la progettazione del progettista. Non è una precarica per aumentare o diminuire le libre. Per aumentare e diminuire le libre si comprano i flettenti adeguati, ma non si variano gli angoli geometrici di un progettista. Ok? Questo è basilare. Io vedo tutto carico, ho l'arco tutto carico. Cosa è l'arco tutto carico? Hai variato di 4 gradi gli angoli geometrici di innesto dei flettenti di un progettista che ci ha messo 20 anni per capire che erano 4 gradi di meno. Non è il massimo, scusate, eh? Abbiamo variato un arco completamente fuori dalla progettazione che era stata inventata per l'utilizzo dei suoi flettenti. Avete ben compreso questo piccolo particolare? Sì, questo è più legato alla tecnica, ovviamente, questo ovviamente è naturale. Però sappiate che si possono fare minime variazioni, cioè sarebbe opportuno, e poi uno alla fine con l'arco nudo si fa tutto, no? Perché poi anche questi angoli, questa variazione progettuale alla fine ti fanno capire che non è che cambia molto in più in meno. Quindi alla fine con l'arco nudo tutto vale tutto. Però sappiate che non è così, stiamo andando a cambiare una progettualità, non sono nati per cambiare le libre. Quindi andando a variare queste piccole libraggi dovremmo far rientrare rosata di spennate e spennate, dovremmo farle entrare insieme. A questo punto qualcuno dovrebbe chiedermi, ma il peso della punta? Che peso della punta devo mettere? No, logico, no? Stai per chiedermelo? Sì, sì. Che peso della punta dobbiamo? Allora, il peso della punta non deve essere legato alla messa a punto. Cioè, non è che io devo variare il peso della punta per variare la messa a punto. Sarei stupido a farlo. Perché il peso della punta cosa serve? Il peso della punta serve a rendere ottimale il FOC. Ok? Ogni tipologia di freccia ha un suo FOC ottimale. La freccia d'alluminio ha un suo FOC ottimale, la freccia in carbonio ha un suo FOC ottimale, la freccia in carbonio alluminio, tipo ACE, ACG e compagnia, ha un suo FOC ottimale. Il FOC vuol dire di quanto deve essere sbilanciato verso la punta il peso. C'è una formula che lo stabilisce e a seconda della freccia che io ho a disposizione ho un FOC ottimale. Cioè non posso dire boh, tiro con 60 grani perché con 60 grani la messa a punto va bene, non va bene, perché poi magari quando tiro le lunghe distanze vedo che questa freccia si mette di traverso, non sta volando in modo adeguato. Quindi la punta, specialmente nell'arco nudo, nell'arco olimpico e nell'arco compound ci sono altri problemi, non sono intersecabili. Nell'arco nudo è importante avere un foco adeguato, quindi se io uso ACE devo avere un FOC alto, purtroppo devo avere una punta un pochino più pesante del normale.